Ciao amici! Ormai è accertato, lo stress da lavoro è la causa di molti disturbi e danni alla salute anche a lungo termine. Ci sono centinaia di studi a riguardo e ne ho parlato anch'io in questo video. Negli ultimi decenni però si è manifestato un fenomeno nuovo che ha dato allo stress da lavoro un nuovo significato. Lo stress non è più causato dal lavoro che si fa, ma dal lavoro che non c'è o dalla paura di perderlo. Ma parli della crisi, ma non ne siamo fuori? Ma certe situazioni sono rimaste le stesse, come la chiusura delle fabbriche o la sostituzione degli operai con dei robot. Altre situazioni si sono addirittura aggravate, come la disoccupazione giovanile. Oggi intelligenza artificiale, robot e automazioni sono sempre più sofisticati e minacciano di sconvolgere ancora il mondo del lavoro dei giovani. Avete messo mi piace a questo video? Fatelo adesso, tanti mi piace, tanti nuovi video. Secondo un sondaggio condotto dalla popolare piattaforma di e-learning Udemy, il 60% dei giovani lavoratori soffre di stress ogni giorno, soprattutto i giovani della generazione dei millennials e della generazione Z, che temono di perdere il posto a causa di intelligenze artificiali e nuove tecnologie di automazione. Sì, ma poi uno è giovane e trova un nuovo lavoro, no? Tech? Il business, no? Ma non sempre è facile, anzi, molti posti di lavoro saranno presto sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ci sono molti studi internazionali che lo prevedono. Ma poi, anche se si trova il lavoro, quello che non si ritrova più è la salute. Un recentissimo studio europeo condotto in Germania, Inghilterra e Ucraina dimostra che perdere il lavoro da giovani compromette in modo importante la salute da adulti e da anziani. I risultati sono stati pubblicati nel 2018 sulla rivista di settore Advances in Life Course Research e il link è in descrizione. Nello specifico, quando si perde il lavoro per cause esterne e più grandi di noi, dalle quali non vediamo vie d'uscita, si vive uno stress che provoca danni molto seri. Succede con la chiusura di impianti, con la delocalizzazione o con licenziamenti di massa. Fenomeni che diventeranno sempre più frequenti con i robot e l'intelligenza artificiale. L'ho letto nell'ultimo libro di Richard Baldwin, un economista di fama mondiale. Trovate il link al libro in descrizione, è molto interessante. Gli amici sul telefonino trovano la descrizione cliccando sulla freccetta di fianco al titolo del video. E adesso è il momento di iscriversi al canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per accedere a contenuti extra e supportare il mio lavoro di divulgazione sulla salute naturale. Siccome lo stress non si può più evitare, consiglio almeno di controbilanciare i suoi effetti. Come? Ma con i miei video dedicati, la playlist in descrizione. Ma beh Simona, forse hai ragione, ma è che sei antitecnologica? Ma al contrario, sia nelle mie cose personali che al lavoro come naturopata e nei miei video, io sono per la tecnologia e la ricerca, ma al servizio dell'uomo, non contro l'uomo. Come per la salute, anche per la tecnologia dobbiamo capire bene la situazione che ci circonda e scegliere di conseguenza il meglio per noi. La rivoluzione tecnologica non si può fermare, allora bisogna capirla e aiutare i nostri giovani e prepararli ad essere i protagonisti di questa rivoluzione, non le vittime. Usiamo la tecnologia a favore della salute, non contro di noi. Condividi questo video, condividiamo vere notizie e non fake news. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Noi ci vediamo nel prossimo video... Scatta il business, tech. Negli ultimi decenni però si è...